Eccoci di nuovo qui in compagnia di un nuovo prodotto per la Smart Home, quindi voglio completare e corredare quello che è tutto il mio apparato domotico aggiungendo, grazie alla Meros, che è un'azienda che abbiamo imparato ad apprezzare per diversi dispositivi come ad esempio lui, che è una luce, una lampada LED smart o comunque una multipresa smart, piuttosto che delle lampadine anch'esse comandabili tramite Alexa o tramite l'app proprietaria, che vi metto il link qua sopra. Oltremodo da dire che tutti i prodotti che vedrete qui in questo video saranno presenti in descrizione, così qualora fosse interessati ad acquistarli potete farlo tranquillamente. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanellina, aiutandomi a crescere e portare sempre più contenuti. Nello specifico di cosa si tratta? Di un umidificatore smart, bene sì, hanno fatto anche gli umidificatori smart, che è compatibile con Alexa, Google Assistant e FTTT. In pratica, andando a vedere un pochettino le specifiche nella parte posteriore, necessita di una corrente di 300 mAh per poter funzionare e il consumo è veramente ridotto, soltanto 1,5 watt, ha un volume di litri di 320 ml. Ed è capace di nebulizzare 35 ml per ora. Le dimensioni e l'estetica è veramente molto bella, ma lo vedremo successivamente. Il peso è di soli 180 grammi ed ha un protocollo Wi-Fi all'interno BGN di 2,4 GHz. In pratica la casa produttrice dice che è anche molto silenzioso, ha un sistema di protezione, aumenta l'umidità dell'aria, quindi favorisce moltissimo quello che è il benessere, qualora anche aggiungessimo delle profumazioni. Il funzionamento è veramente molto lungo e infine è possibile vedere che c'è una lampadina all'interno che fa delle colorazioni molto interessanti ed esteticamente molto gradevoli. Inoltre si può mettere anche in auto, da quanto ho avuto modo di capire, perché siccome è alimentato tramite USB, mettendolo all'interno dell'autoveicolo possiamo andare a inumidire anche quella. Dall'unboxing vediamo cosa emerge. In primis il cavo di alimentazione micro USB, un tamponcino che vedremo dopo serve per inumidire quello che spruzza questo umidificatore, quindi lo si inumidisce e lui nebulizza, l'umidificatore vero e proprio e infine un piccolo libretto di istruzioni che ci dice un pochettino come bisogna comportarsi qualora lo volessimo mettere in azione. Inoltre è possibile avere a disposizione il QR code dove è possibile scaricare l'app di Meros che abbiamo ampiamente visto in altri video, ma andiamo a vedere un pochettino come funziona. Nella parte frontale è possibile vedere il tasto di accensione e spegnimento, quindi qualora volessimo accenderlo basterà cliccare qua sopra e verrà subito acceso e suppongo anche per il pairing. Nella parte superiore invece è presente l'uscita dell'acqua nebulizzata, qua c'è un indicatore che ci dirà qual è il livello del liquido e inoltre tutto intorno sarà illuminato sia nella parte superiore che nella parte centrale da un LED che ci darà degli effetti luce veramente molto interessanti. Nella parte posteriore invece c'è l'ingresso per poterlo andare ad alimentare e sotto ci sono alcune piccole specifiche. All'interno è presente il tamponcino che è possibile andare a sostituire e quindi cambiare in questo caso, protetto da una bacchetta di plastica. E infine è possibile inserire l'acqua sino al massimo livello che è rappresentato da questa linea. Ma non perdendoci in chiacchiere, io qui ho un misurino di circa 120 ml che andrò a riempire più o meno 2,5 volte per poter andare a inserire all'interno il liquido unito con un olio essenziale alla vaniglia che è veramente molto buono, anzi anche questo nel caso ve lo metto in descrizione qualora si fosse interessati a volerlo acquistare. Di base ovviamente il concetto qual è? Più gocce di olio essenziale mettiamo più si sente la fragranza, però io non vi consiglio di andare ad esagerare perché poi inizia a essere un po' fastidioso. Comunque, bando alle ciance, andiamolo a riempire. 1, 2, 3. Raggiungiamo la soglia con mettendo un altro pochettino di questo liquido, che è acqua ovviamente. Ok, sono giunto poco sotto la soglia, andiamo ad aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Oh, mi sento tanto il piccolo chimico. 4, 5, 6, 7. Ok, credo che 7 possa bastare. Andiamo a chiudere il tutto. C'ho paurissima che esce fuori l'acqua. Come si giura? Ehi. Ok, e il nostro umidificatore è pronto. Il passaggio successivo qual è? Andare a prendere il filo e alimentarlo. Una volta alimentato possiamo vedere che sta facendo questa sorta di giochetto di fumo a intermittenza e lampeggia un pochettino la luce gialla, per cui questo mi fa presagire che devo andarlo a collegare all'applicazione. Ecco, nello specifico questa è l'applicazione dove ho visto i miei due dispositivi già collegati. Andiamo a fare... Perché è diventata fissa? Vabbè. Andiamo ad aggiungere Smart Humidifier, come si dice, prossimo. Ora sta facendo il collegamento con lui, che poi è veramente molto silenzioso, cioè non si sente quasi niente, non so se si riesce a avvertire. Ad ogni modo vado a dare un nome, sempre la mia fantasia ricca.
Confermo, l'iconcina è quella adatta. Posso anche tra l'altro farci una fotina. Vediamo se la faccio come funziona. Ok, si è salvata la fotina, veramente molto bella questa cosa. Prossimo, ovviamente si deve collegare al wifi. Perfetto, è andata tutto a buon fine. Ah, ci dice che praticamente doveva aspettare 15 minuti affinché il cotone avesse assorbito tutta l'acqua. Ma io sono una capa di... Ok sfizio, qua praticamente andiamo a vedere qual è il tipo di funzionamento. Se vogliamo continuo in questo modo, come si può vedere, quindi sta facendo il fumo continuo. Intermittente, che secondo me è più carino. Accendere o spegnere il LED, che anche in questo caso è molto bello esteticamente. Ci dirà da quanto tempo quindi sta in uso. E qui in pratica andiamo a cambiare un pochettino alcune impostazioni, ad esempio anche il firmware, che suppongo sia l'ultima versione disponibile. E infine è possibile anche spegnerlo da qui, in modo molto semplice e intuitivo. Ma Alexa lo avrà trovato? Andiamo a vedere. Zitto. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. No, in realtà lo sto cercando, quindi sto facendo la ricerca di un nuovo dispositivo. Eccolo qua, è stato trovato, quindi configuriamo questo dispositivo. Ecco, come si può vedere, Alexa dice che per accendere o spegnerlo devo dire spegni umidificatore o accendi umidificatore. Vediamo come funziona. Alexa, spegni umidificatore. Eccola lì, l'Echo Show. Alexa, accendi umidificatore. Diciamo che i comandi servono unicamente per poter accendere e spegnere il getto, ma il LED se sta acceso resta acceso, se sta spento resta spento. Insomma, sinceramente, che dire di questo prodotto? A me piace veramente molto, sia esteticamente che il fatto che si collega ad Alexa, che per il fumo che fa, veramente fa un bel fumo ed è molto piacevole, non potete sentirlo ovviamente di lì, però è veramente molto gradevole, sia per l'integrazione con l'app che funziona molto bene, le funzionalità che offre e il design. È possibile infine accenderlo e spegnerlo anche manualmente, in questo modo. Anche se non c'è nessun LED che mi dice se è acceso o spento, ma poco male, lo vedo il fumo, no? Per cui cosa dire? Onestamente mi piace tanto, mi è piaciuto tutto il contesto in cui sono andato a configurarlo, per cui direi di sì, lo consiglio. Mi auguro che questa piccola recensione sia stata utile, che possa aiutarvi in qualche modo a scegliere o non scegliere questo prodotto che, per il prezzo che sta, secondo me è veramente ottimo. C'è un umidificatore smart, ma ci rendiamo conto. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanellina dei contenuti, così, come si dice in Groenlandia, più sim e più bella parim. Ora al contrario. Vi aspetto in un prossimo video con un nuovissimo contenuto. Ciao!